Buongiorno, eccoci nuovo insieme per la rassegna stampa di 8 Channel. Cominciamo subito a vedere quali sono i titoli in primo piano sui quotidiani nazionali e locali. Cominciamo dalla Repubblica, edizione nazionale. Dal Parlamento europeo bocciati sui diritti. Passa la risoluzione contro il governo italiano per il divieto di trascrizione che colpisce i figli delle coppie omogenitoriali. Il PPE si divide. Rabbia di Fratelli d'Italia, da Bruxelles ingerenze indebite, la CDU tedesca detta le condizioni per aprire a Meloni. Dunque il Parlamento europeo ha condannato il governo Meloni per avere vietato la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. Fratelli d'Italia parla di ingerenza inaccettabile, il PPE intanto si è diviso sul voto, mentre la CDU tedesca pone il rispetto dello Stato di diritto tra le condizioni per accettare il partito di Meloni tra i popolari europei. L'ultimo sondaggio di Antonio Noto rivela che le posizioni degli italiani sui temi etici non seguono quelle dei partiti. Ad esempio, la pratica della maternità surrogata divide in due il paese tra favorevoli e contrari. E molti elettori di destra sono convinti che i comuni debbano registrare i bambini figli delle famiglie omogenitoriali. Ancora in prima pagina il primo ex presidente americano incriminato nella storia, Donald Trump, 76 anni, sarà processato per i soldi alla pornostar. Per il Papa sta già meglio, scrive Repubblica, ma in Vaticano si trama, pronto il sostituto per i riti della Pasqua. Il Papa risponde alle cure e migliora la sua bronchite, potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni, anche se i sostituti per i riti pasquali sono pronti. Intanto però i problemi fisici di Francesco hanno rianimato i conservatori che speculano sulla sua salute. Nella pagina politica un primo piano dedicato alla Lega, la Lega che ha attaccato l'anticorruzione, ha chiesto le dimissioni di Busia, l'insofferenza del carroccio per le regole, scrive La Repubblica, e Nastri e comizi, così Salvini diserta l'ufficio 2 giorni su 3. Andiamo a vedere solo nelle pagine interne il sondaggio di Noto a cui faceva riferimento la prima pagina sulla questione della registrazione dei figli delle coppie gay e la maternità surrogata, perché sui temi etici ci sono maggioranze fluide, gli elettori di destra per esempio vogliono le trascrizioni. La maternità surrogata divide a metà i cittadini, ma solo 1 su 3 vuole che sia reato universale la proposta del governo. Scende a 8 punti il distacco tra Fratelli d'Italia e PD. E allora, per esempio, ai bambini nati con la pratica della maternità surrogata deve essere permesso di essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza. Gli italiani al 75% dicono sì, il 12% dice no e c'è un 13% che non sa. Favorevoli e contrari invece alla pratica della maternità surrogata, cosiddetto utero in affitto, ebbene qui gli italiani al 42% dicono no. Il 25% è favorevole ma senza passaggio di denaro, mentre il 16% è favorevole anche con passaggio di denaro, ricordando appunto che la pratica della maternità surrogata è utilizzata al 90% non dalle coppie gay ma dalle coppie eterosessuali. Bonino che lancia un appello ai sindaci, è emergenza civile, i sindaci agiscano contro un governo che promuove l'intolleranza. Intanto anche la Commissione si esprimerà. Dall'Unione Europea è arrivata una condanna politica per il governo Meloni, ma per la destra è devianza, tutto ciò che non è famiglia, modello, mulino bianco, dichiara la Bonino. Andiamo ancora nelle pagine interne. Appalti, l'ira leghista sull'ANAC. La precisazione dello stesso Busia, mai attaccato i sindaci, anzi per me quelli dei piccoli comuni sono degli eroi. La dichiarazione che ha reso, insomma, che ha scatenato la polemica era questa: appalti troppo veloci, a rischio la qualità.
chiedo scusa, l'intervista al direttore dell'ANAC. La corsa alla deregulation, i misfatti impuniti e i controlli guastafeste, abrogare le gare per operare su 5 milioni di investimenti rischia di riproporre la corsa al ribasso che favorisce i patti occulti e riduce la sicurezza. Ancora sulle pagine interne di Repubblica, il PNRR, il ministro Fitto si smarca sui ritardi del PNRR, i piani per gli stadi sono di Draghi. Il ministro la chiama operazione verità, i bandi non ammessi a partire dagli impianti di Firenze e Venezia presentati dal precedente governo, dice Fitto. Ancora nelle pagine interne, la polemica sulle truffe ai bonus edilizi, buco da 7 miliardi, scrive Repubblica, per le banche e le imprese. Sono i crediti irregolari messi sotto sequestro che rischiano di pesare sui bilanci. Andiamo a vedere nel dettaglio dell'infografica. Bonus edilizi nei bilanci delle banche e il nodo dei crediti irregolari. Ebbene, sul super bonus sarebbero 33.757 i crediti irregolari individuati in miliardi di euro, sarebbero 3,7 che sono già oggetto di sequestri preventivi riferiti prevalentemente a crediti generati prima del decreto 157. Distribuzione delle irregolarità tra tipologie di bonus, questo è interessante perché le maggiori irregolarità si registrano proprio sul bonus facciate, mentre solo il 5% in realtà riguarda il super bonus. Vi ricordo che su questo argomento questa sera alle 21.30 lo speciale La Linea su 8 Channel, in particolare sulle conseguenze del blocco della misura per l'edilizia in Campania. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Repubblica edizione Napoli. Il caso, il comune, salviamo le piazze e i monumenti imbrattati dai vandali del tifo azzurro, la proposta del consigliere Rispoli, contattiamo i giocatori e l'allenatore del Napoli per dissuadere i facinorosi. Boom di gadget, la sfida di Champions col Milan in 2 ore, 50.000 online per i biglietti. Ancora la cronaca, San Giovanni a Teduccio, gli sparano per lo scooter, grave ingegnere a terra nel sangue, ho temuto di morire. Allora andiamo a vedere. Intanto la polemica sulla festa azzurra, Manfredi che rivela la data, il 4 giugno, la festa Scudetto, al plebiscito e in ogni municipalità. Nella piazza la gestione di spazi e accessi è sotto l'egida di prefettura e questura. Lavoriamo insieme per garantire partecipazione all'evento e sicurezza, dice il sindaco. Da TikTok ai laboratori, boom di gadget tra falsi e prodotti non ufficiali, gli ambulanti, lo scudetto e il Napoli sono un'economia del popolo, sui social esplode il battage pubblicitario, l'ombra dei clan tra produzione e racket. Ieri, questa è la foto che ritrae la scultura di Milot al centro di Piazza Mercato, inaugurata ieri. Nuovo codice appalti, costruttori e sindacati campani parlano di rischio corruzione, la gatta, procedure senza bando, vulnus per la nostra regione, Lancellotti esclusi alcuni settori, la Fillea CGL dice è un nuovo Far West, sarà un colpo mortale per l'edilizia. La cronaca, gli sparano per rapinare lo scooter, ho temuto di morire nel sangue, la vittima è un ingegnere, era fermo a fare benzina, per alcune ore è stato anche in pericolo di vita, adesso sta meglio, il fratello chiede controlli e leggi più severe. Tutto è accaduto in via Reggia di Portici, questo è il distributore di carburante a San Giovanni dove è stato ferito Fabio V, ingegnere di 32 anni, dopo il raid di due giovanissimi rapinatori. Usciamo
Dalla Repubblica edizione Napoli vediamo il Roma, doppia apertura, uno sul codice degli appalti, il codice della discordia, scrive il Roma. Costruttori e architetti hanno diversi dubbi. Bonavitacola, vicepresidente della regione, dice adesso no ai pregiudizi. Killer arruolato a Zecchinetta, scampia una partita a carte decise, il comando per ammazzare De Lucia. E ancora, Napoli col Milan al Maradona, il passaggio dello scudetto, Manfredi, la festa in città il 4 giugno. Festeggiamenti per gli azzurri e Comic-Con, si rischia il caos, polemica su evento a numero chiuso. Resiste a una rapina in scooter, abbiamo visto ingegnere gravemente ferito a San Giovanni a Teduccio ad assalirlo in due sul motorino. Ancora Napoli, edicole in crisi e pochi aiuti, chioschi trasformati in shop per non chiudere. Alla mostra d'oltremare apre Energy Med, fiera delle rinnovabili. E allora andiamo a vedere nelle pagine interne. Le polemiche sul codice degli appalti, l'apertura oggi del Roma. Della gatta dell'ANCE che dice procedure senza bando fino a 5 milioni e mezzo, ci sono rischi per la trasparenza. Sarà molto difficile il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, dichiara Cecoro dell'Ordine degli Architetti. Intanto, però, Bonavitacola, vicepresidente della regione, dice no ai pregiudizi. Gli affidamenti troppo veloci, volesse il cielo, non sopporto che ogni volta che si deve dare un giudizio si faccia ricorso alla mafia, alla camorra o all''ndrangheta, dobbiamo ragionare nel merito. Non condivido, per esempio, l'allarmismo dell'ANAC sul fatto che gli appalti sarebbero troppo veloci. Volesse il cielo, dice Bonavitacola, chi ha detto che le cose lente sono oneste e quelle veloci una truffa? Qual è il principio della termodinamica che denuncia questo fenomeno? E insomma, un ragionamento che non fa una piega, quello del vicepresidente della regione Campania. La bronchite non ferma il Papa in Vaticano, netto miglioramento per Francesco verso le dimissioni dal Gemelli, Pasqua rivoluzionati i riti. Ancora Manfredi giù le mani dal PNRR, il sindaco di Napoli dice siamo in linea con il cronoprogramma, se ci sono fondi residui li spendiamo noi. L'Unione Europea stempera le tensioni, per ora dall'Italia progetti positivi. Fitto, il piano è nato prima della guerra in Ucraina. Confindustria punta all'aerospaziale da Benevento. Al centro italiano le migliori aziende di meccatronica innovativa del Sannio per scambiarsi risorse. Una delegazione di imprese coordinate da Confindustria Benevento e guidate da Clementina Donisi, vicepresidente con delega alla manifattura, è stata ieri al CIRA, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali. Questa la foto del gruppo. Ancora in Irpinia, rifiuti, ingorgo a croce uncinata tra Ato e provincia. D'Alessio tira dritto sull'Aniunco, buono pane, va alla conta dei sindaci, vince chi risparmia, ma contro la politica. Ancora sulle pagine interne, da Salerno. Cocaina tra le banane, maxi sequestro, duro colpo al narcotraffico, la finanza scopre carico da 219 kg in un container al porto. Ieri sono poco meno di 500 i chili di stupefacente sequestrato in circa un anno nello scalo portuale, grazie all'impegno delle forze dell'ordine e agenzia delle dogane con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno. Ancora a Benevento, rapina e agenti feriti, 5 anni per il raid in tabaccheria, rito abbreviato e sentenza per Primo Aniello De Luca, 40 anni, che reagì all'arresto in flagrante. Ancora sul Roma, Comic-Con nei stadio Maradona, torniamo a Napoli, si avvicina la tempesta perfetta per i festeggiamenti, ci sono due eventi in contemporanea il 29 aprile, a rischio l'ordine pubblico. E poi oggi,
alla mostra d'oltremare Taglio del nastro per la 14ª edizione di Energy Med, le rinnovabili si mettono in fiera. La sfida è produrre energia pulita per aiutare l'ambiente. Grande attenzione viene riservata alle cosiddette comunità energetiche. La fiera si concluderà domani. Una superficie di 8.000 metri quadrati, oltre 100 stand, tantissimi gli stakeholder e le imprese anche che arriveranno da fuori regione e da fuori Italia, tant'è vero che si ritiene Energy Med la più importante fiera del mezzogiorno, un appuntamento fondamentale per dimostrare che l'energia è un campo dove c'è industria e lavoro. 8 Channel da questo pomeriggio seguirà in diretta il taglio del nastro della fiera. Usciamo dal Roma. Eccoci qui, andiamo a vedere cronache di Napoli. Nuovo fronte di faida a Poggioreale. Cambiano ancora gli scenari e gli assetti tra le cosche al rione Luzzatti. Mazzarella pronti a fare ritorno nel quartiere. Sta per essere scarcerato Francesco Barattolo. Rischio scontro frontale con i contini. A San Carlo Arena, in una casa per anziani, rapina in un istituto gestito dalle suore. I malviventi segnano il panico e rubano tutto. Due uomini e una donna coi volti coperti hanno forzato un finestrone della struttura. La politica, Schlein rompe con il terzo polo, De Luca e Fratelli d'Italia guardano al centro. De Luca guarda a Renzi e Calenda dopo lo strappo dei due con il PD di Elly Schlein, scrive Cronache di Napoli. A centro pagina, spari per la piazza di spaccio, preso il nipote del boss a Crispano, Francesco Di Micco, e accusato di aver aggredito una donna, di aver aperto il fuoco contro il compagno. Usciamo dalle cronache di Napoli, andiamo a vedere le cronache di Caserta. Spaccio, guerra fra due bande a Santa Maria Capo Vetere, dietro gli spari al rione IACP che hanno portato all'arresto di un 39enne, la faida per la gestione della droga. Da mesi è alta tensione nella città del Foro, pistole e coltelli spuntano anche tra la folla. A Caserta, automobilisti intrappolati nell'inferno del Vialone, lavori non segnalati, viabilità in tilt per ore, la porta della città uno strazio per turisti e cittadini. A Caserta Sud, ore per percorrere pochi chilometri. Ad Aversa, ospedale Moscati senza personale, rotazione tra i medici, accordo tra CISL e direzione sanitaria, specialisti impiegati 7 notti al mese per sopperire alla carenza di organico. La Casertana in Serie D sarà disponibile per il match in Sardegna. Tringali prenota una maglia per la gara chiave contro l'Atletico Uri. E a piede pagina, nuovi casalesi, 39 a processo. In 6 rispondono di Camorra, tra gli imputati Katia Teresa e Gianluca Bidognetti. Usciamo dalle cronache di Caserta, andiamo a vedere le cronache di Salerno. Ingegneri a convegno, PNRR per Alfieri, un falso problema, già appaltati tutti i lavori. Giuseppe Grimaldi, abbiamo programmato e siamo quasi pronti per concludere la prima fase di circa 361 milioni per il porto. Tara Teta dice sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti. La novità, commercio e design, così Salerno entra nel futuro. Ancora addio al presidente dei costruttori russo, domani i funerali. Intanto Gianni Lettieri è stato assolto con formula piena, l'imprenditore a capo della Atitec. A Salerno duro scontro durante la riunione, i giovani non sono una priorità per la maggioranza Napoli. Claudia Pecoraro attacca la presidente della commissione statuto, Tea Siano. A Pontecagnano, Noi Moderati e Nuovo PSI presentano la lista a sostegno
di bisogno, Bicchielli, saremo noi la vera sorpresa. La crisi a Fisciano, Saint-Gobain Security Italia cede a metà, 18 licenziamenti al posto di 35, sono 15 operai e 3 impiegati. E intanto al pronto soccorso annunciati nuovi infermieri, Nursind D'Amato si dimette, il DG fraintese le mie parole. Usciamo dalla prima di cronache di Caserta, vediamo la città, siamo sempre a Salerno. Droga al porto, siamo a mezza tonnellata. Ennesimo maxi sequestro di cocaina nello scalo di Salerno, i 219 kg di stupefacenti erano nascosti in un carico di banane. In pochi mesi finanzieri, carabinieri e personale delle dogane hanno inferto duri colpi ai narcos di Camorra e 'Ndrangheta. E questa è la foto che appunto ritrae il sequestro. Milan, sponsor per il nuovo Arechi, il centro presto, l'intervista sulla Salernitana, Iervolino è contento, tifosi meravigliosi, e intanto di lato troviamo le notizie che riguardano appunto l'addio a Russo, l'ultima tenace lotta contro la SLA. All'ASL di Salerno bando sbagliato, tutto da rifare per 25 candidati. A Eboli, sigilli alle ville del piano casa, si indaga al Prato. A Giffoni uccisero Palmieri, la madre e il figlio imputati. In aula, processo oro nero, ok alle rivelazioni di quattro pentiti a sala consilina. E intanto a Scafati, verso le elezioni, i De Luchiani scelgono Scarlato, l'imprenditore civico più gradito del candidato PD Grimaldi. Usciamo adesso dalle pagine dei giornali di carta stampata, andiamo a vedere 8pagine.it. Donna incinta, vittima di atti persecutori, salvata dallo smartwatch antiviolenza. È l'apertura, funziona dunque il dispositivo a supporto delle vittime di violenza. I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di un 44enne di Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna in stato di gravidanza. Alla donna, dopo l'ultima denuncia, lo scorso 22 marzo, era stato consegnato il Mobile Angel, lo smartwatch antiviolenza, una protezione in più per la donna. Il 44enne è ora ristretto ai domiciliari. Ancora sulla prima pagina, Futani, incidente sulla Cilentana, finite le speranze, Futani piange. Alfonso Palumbo, l'uomo era stato vittima di uno schianto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo. Una tragica notizia per la comunità di Futani: nella notte all'ospedale di Vallo della Lucania è deceduto Alfonso Palumbo, il 42enne. Era rimasto vittima di un incidente sulla statale Cilentana, all'ennesimo, nei pressi dello svincolo di Ceraso. Il falegname era alla guida della sua Punto, era sceso dal veicolo rimasto fermo al centro della carreggiata e quando è sceso dall'auto è stato travolto da un altro automobilista a bordo di una Mercedes. L'impatto è stato violentissimo e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I medici in questi giorni hanno tentato disperatamente di salvargli la vita, ma senza riuscirci. Stanotte il cuore di Alfonso Palumbo ha smesso di battere ed è l'ennesima vittima, dicevamo, della Cilentana. Scontri e violenze a Pagani, siamo ancora in provincia di Salerno, tra gli ultra di Paganese e Casertana, 15 persone arrestate, operazione congiunta di carabinieri e polizia, tifosi ai domiciliari. A distanza di poco più di 2 mesi arriva dunque un'altra risposta dello Stato dopo i violentissimi scontri
tra i tifosi di Paganese e Casertana avvenuti lo scorso 22 gennaio. In queste ore, infatti, in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia sono state eseguite 15 misure cautelari. Gli indagati, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore, sono stati condotti tutti agli arresti domiciliari. L'attività investigativa coordinata dalla Procura nocerina ha consentito di individuare altri presunti responsabili delle violenze avvenute a Pagani prima della partita, tra devastazioni e, come ricorderete, lo vedete anche dalla foto, ci fu anche l'incendio di un autobus. Ancora su 8pagine.it la cronaca da Napoli: imprenditore minacciato a pagare tangenti, inchiesta della DDA, c'è stato un arresto per estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso. A Benevento, bimbo di 5 mesi morto, la mamma indagata per maltrattamenti, e chiusa l'inchiesta sul decesso del piccolo avvenuto al Santo Bono il 28 gennaio del 2022. Andiamo a vedere nella pagina interna. L'avrebbe maltrattato ripetutamente almeno 6 settimane prima che il cuore del piccolo smettesse di battere per sempre. Questa è l'ipotesi di reato che ha preso il posto di quella iniziale di omicidio contestata ad una 25enne di Benevento, mamma del bimbo di 5 mesi morto il 28 gennaio del 2022 al Santo Bono e prospettata nell'inchiesta ora conclusa del PM Maria Gabriella Di Lauro e dei carabinieri su una drammatica vicenda che aveva turbato l'opinione pubblica. Come anticipato da 8 pagine, erano state queste le conclusioni alle quali erano giunti i medici legali e gli esperti neurochirurgo che avevano curato l'autopsia, stabilendo che il decesso del bambino era stato causato da un'emorragia cerebrale post-traumatica causata da una lesione da scuotimento della testa. Gli stessi specialisti avevano poi accertato anche la presenza di una serie di fratture più o meno consolidate ai polsi, al torace e agli arti inferiori del bambino. Troverete tutte le notizie oggi su 8pagine.it. Andiamo a dare un'occhiata. Assolto con formula piena l'imprenditore Gianni Lettieri, l'accusa era di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. A Salerno, 90enne in crisi respiratoria, carabinieri la salvano con una bombola di ossigeno. A chiamare il 112 la figlia dell'anziana durante la notte. A Salerno, traffico di cocaina tra Salerno e Avellino, arrestato un insospettabile 41enne. L'uomo è stato fermato dagli agenti della mobile con 107 grammi di cocaina. Queste le notizie in prima pagina di 8pagine.it. Finisce qui la nostra rassegna stampa. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.